Grazie. Praticamente questo parchimetro scade. Noi in questo modo abbiamo perso, io sono 3 anni quasi che ho un negozio, ma chi ha da tanti anni un negozio, penso che ci sia stata una grande perdita di vendite, perché la cosa, oddio, è tardi, signora, mi scade il parcheggio, devo andare via, allora prendo solo queste cose. Ma quello grattato? Cioè, non è perché, che esempio è? Quello del... Sì, un'ora, un'ora. Sì, è quello sulla colonnina, un'ora. Cioè, allora, quello che gratta penso sia per tutto il giorno, giusto? Allora, esatto, sì, quello, però quello che gratta adesso penso che sia per tutto il giorno? Cos'è? È un'ora, sempre un'ora che quello che gratta? Però li puoi mettere insieme. Ok. Come? No, e infatti è quello che stavamo dicendo, proprio questo. Cioè, io non dico tanto, ma almeno fate il parcheggio per 2 ore. Per favorire il ricambio delle macchine. Cioè, sì, lei ha ragione, signor Sindaco, però una persona che viene a fare shopping appunto nel centro storico. Cara, prego, prego, aspetta, te lo porto. Non sarebbe meglio fare un parcheggio che le persone che vanno al centro, che ritornano al parcheggio, che hanno acquistato con lo scontrino del negozio del centro, non fanno il parcheggio? Nel senso, c'è un parcheggio come il sagrario, una persona va al centro, acquista e con lo scontrino del negozio che si trova al corso, quando va a pagare il parcheggio ha uno sconto oppure non paga il parcheggio. Perché me la gente... Mi scusi. Adesso non è che io amministro i soldi miei, amministro i soldi dell'amministrazione, vedi, faccio appena. Cioè, quel parcheggio porta all'entrata della società dei trasporti 600.000 euro. Se noi perdiamo 600.000 euro tagliamo i trasporti. Cioè, non è che viene tutto per caso. C'è un disegno che ha una logica, poi dopo se è giusto invece fare gli incontri per capire quali sono i problemi della città, però non è che noi da questo parcheggio non attingiamo a delle risorse che vanno da un'altra parte, perché già i trasporti dobbiamo, oltre che l'amministrazione comunale mette 1.400.000 euro per mandare avanti questa, l'amministrazione comunale solo, poi c'è l'erogazione dello Stato, ma ci sono pure 600.000 euro, quindi significa che questo gioco dei trasporti viterbesi costa 4 milioni di euro. Se io tolgo soldi, io o altro, tolgo soldi da qui, sempre 4 milioni costa e quindi vanno rimborsati da un'altra fonte, che non ci sono. Posto io, il problema del parcheggio, che lei tipo centro commerciale, ho capito, però... il parcheggio sostiene l'attività della città. Lei dovrebbe trovare una forma, quando dico la rete potrebbe, un consorzio, faccio un esempio, un consorzio dei commercianti del centro storico potrebbe creare delle iniziative che non l'amministrazione comunale non esiste, c'è l'amministrazione comunale, però dovrebbe essere la rete commerciale che crea le iniziative. Se lei mi manda via 600.000 euro dal parcheggio, no, faccio tranquillamente, sono 30 posti di lavoro, circa 25 posti di lavoro. Sindaco, assolutamente non diciamo di togliere tutti questi soldi nella maniera più assoluta, però cercare di trovare una soluzione giusta, buona e concreta per chi viene a fare shopping, perché comunque è una realtà di fatto, sindaco, non ci siamo nel centro storico. Abbiamo dei negozi, in qualche modo dobbiamo lavorare, ma se una persona viene, oddio devo andare via, compro solo questo, oddio devo andare via, non posso acquistare il ritorno,
Noi ogni mese dobbiamo pagare affitto, luce, telefono, dobbiamo pagare tutto quanto, signor sindaco. Quindi io dico, non si toglie nessun soldo, ma cercate di trovare una soluzione giusta. La formula che lei, scusi il dibattito, ma la formula che storicamente è stata creata è per far girare le macchine, non far sostare le macchine tutta la giornata su via Cavour, dato che non la so inventata io, ma c'era già. Quindi le dico tranquillamente, credo che quella fosse la formula, cioè per chi deve fare una sosta veloce utilizza quel tipo di parcheggio, chi vuole stare tutta la mattinata fa un'altra scelta, va sotto il Valle di Fauno, va fuori le fortezze, va qui, può pagare qui, però quella scelta che è stata fatta a suo tempo a via Cavour è una sosta veloce per far girare quella striscia di parcheggio, perché probabilmente i suoi predecessori si lamentavano che non giravano le macchine su via Cavour per dare possibilità a cambiare le macchine affinché con un'ora tutti quanti potessero accedere al centro storico per fare cose veloci, cioè un acquisto veloce, una sosta veloce. Altrimenti il cambiamento porta alla sosta lunga e non vi porta al turnover delle macchine. C'è qualcuno in sala che vuole fare qualche domanda? Avete l'opportunità, capita tutti i giorni, il sindaco, l'assessore, noi siamo qui. Quello che possiamo fare, vorremmo anche delle proposte. Perché il sabato, per dire la domenica, è piazza del comune? Chiedo scusa. Sì, se il sabato, la domenica, no, l'infrastruttura di Terbis, con questi periodi invernali, dico, non è, si possono parcheggiare nel piazza del comune, insacrare le macchine, rendendo che il tempo non è stabile, perché tutti si dirigono ai centri commerciali. Io parlo dopo le 20 di sera, un parcheggio che può essere nelle piazze si potrebbe anche fare. Piazza del Comune, no? Piove, è tempo brutto, fine settimana, i parcheggi, sa, la gente è un po' comoda a Viterbo, non è che dice io parlo perché da Viterbo... No, mi permetto di interloquire, sì. E probabilmente è utile, avendo un parcheggio di 400 posti qui, perché deve essere necessario utilizzare la piazza del Comune che c'è via delle sosta? Aspettate, noi non lo sapete, ma noi abbiamo fatto, più stiamo reiterando, un bando che probabilmente la stampa non interessa e quindi non lo divulga appieno, un bando che noi mettiamo a disposizione il parcheggio della piazza del Sagrario a 10 per i cittadini residenti all'interno del centro storico, per 10 euro al mese possono sostare tutte le notti all'interno del... Domande? Zero. Quindi, io, giustamente, con quattro bambini piccoli, avendo anche il parcheggio rosa, piazza della morte, parcheggio rosa, ma là non c'è mai posto. C'ho una sfilza di contravenzioni a livello 12-13 kg. Noi abbiamo 2000 posti auto all'interno del centro storico, più di quelli ci sono. Sì, parcheggio cioè, un po'. Cioè, piazza del comune, io tranquillamente se ne fa tutto. Ma quando è ingiustificato che a mezzo euro la notte, mezzo euro costa, qui. Le telecamere ci sono, le parcheggi qua giù sotto? No, perché le voglio far vedere le mie cameriere, i risultati, oggi non sono qua. Le mie cameriere parcheggiano là, sì. Sono già a 5 metri che li rompono, ci sono tanto di denunce. Ma sul Sagrario? Qui sopra il Sagrario, qui sopra il reverse, nei parcheggenti 5 metri delle macchine, la borsetta, gli hanno strappato lo stereo, gli hanno sfilato, cioè. Allora uno dice, senti, dico, Francesco prende 38 euro che cambiare un vetro, andare a fare le denunce, c'ho tutto scritto, ci sono le denunce. Qui sul Sagrario non mi risulta, sul parcheggio. Guardi, sul parcheggio... non sono il solito che vuole mettere, no. Dico le cose giuste, perché anche a me alla sera mi hanno squarciato le gomme. Perché la macchina la lascia aperta. È un'informazione utile, per porre rimedio. Ci sono denunce scritte, non è che ha chiamato tutto quanto per rubare una stupidaggine. Vetri, se... no,
non è, non è complesso porre rimedio. È una per il sacrario, poi io, noi abbiamo adesso in questo momento all'interno del centro storico 38 telecamere. Ripeto, non pagate quei soldi ai cittadini viterbesi, ma pagate quei soldi alla Regione Lazio, perché abbiamo fatto dei progetti validi e quindi ce l'hanno finanziati. Abbiamo 38 telecamere, capiamo la situazione quella che è, che se su questo istruttore, su questo parcheggio di struttura, che naturalmente ha un costo per i cittadini, è pensabile che si può mettere lì. E credo può telefonare la polizia, la che lo dice, ci sono state denunce, non avevo queste informazioni. Ogni sabato minimo 5 macchine, minimo. Bene. Vengono distrutte. Signor Sindaco, prego. Allora, ho un negozio in via Saffi. Le sa bene che il percorso è da Piazza del Teatro in su. Noi puntualmente dobbiamo rimandare la gente indietro, perché da Piazza Compagna Grande entrano contromano. Io un giorno le ho contate, ben 10 macchine sono passate contromano. Il percorso dovrebbe essere chiuso, ZTL, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 20. Puntualmente, dalle vie piccole Iuzzole interne passano sempre le macchine. Io sono una mamma, ho un bambino di 3 anni e non posso assolutamente far accedere a via Saffi quando nell'orario lavorativo dovrebbe essere chiuso, perché passano continuamente le macchine. Allora, o lo chiudete o non lo chiudete, perché così a me non va bene, e non soltanto a me, ma c'è anche altri signori che sono in via Saffi, nonché il Bar Happiness e il signore in fondo di Twins, della camiceria, dove praticamente, ma non soltanto andare da Piazza del Teatro in su, ma la cosa più grave è il contromano. Perché se una macchina contromano becca una persona che sta passeggiando e sta facendo shopping in via Saffi, cosa facciamo, signor Sindaco? Allora, questa per me è una cosa estremamente grave. Noi un rimedio l'abbiamo... Concludo dicendo, signora, ci scusi, non vediamo il cartello. Quando entrano da Piazza Fontana Grande, che vengono... non vedono il cartello in alto. Allora, secondo me c'è da cambiarlo, perché è possibile che una giornata di 10 macchine non hanno visto questo cartello. Adesso le racconto questo esempio. Questo esempio, noi abbiamo messo i varchi elettronici al corso e via Roma. Prima c'era la fioriera da una parte e dall'altra, adesso c'è più fioriera, c'è un semaforo rosso che adesso sarà cambiato, con scritto varco attivo e varco non attivo. Noi ci domandavamo, abbiamo risolto il problema. Noi stiamo facendo, contravvenzionando, mediamente 80-85 sanzioni settimana, ma non perché passano principalmente dall'inizio del corso all'inizio di Roma, passano da via della Sapienza e da via Mazzini, che non sanno che ci sono pure lì i varchi, che non sono visibili perché la parte di zona area pedonale è quella. Quindi io lo dico tutte le settimane, faccio riscontro per far capire, guardare che mi arriva la contravvenzione, sono leggermente, il 10% sta diminuendo, quindi naturalmente stanno capendo che non si può passare perché c'è il banco elettronico. Il purtroppo, o incentiviamo l'adozione di sistemi informatici elettronici che impediscono, perché non è, io posso cambiare pure il cartello, ma io non sono convinto che sia il cartello, sia un'usanza, come era quell'usanza della Sapienza di Mazzini, non era perché adesso abbiamo levato la fioriera e quindi impediva adesso che non c'è più la fioriera, passi, no, passavi da prima passavi da lì e aggiravi l'ostacolo, quindi aggirano l'ostacolo. Non vorrei mettere sotto controllo l'occhio vigile su tutta la città, questo è il problema. Cercheremo di educarli,
però poi noi incentiveremo l'adozione del sistema. Purtroppo sono abbastanza, devo dire che l'amministrazione tra poco in poco tempo si ripaga se questo è l'andazzo, perché noi non ce l'avevamo prima questo dato di sanzioni, perché 80-85 sanzioni la settimana non ce l'avevamo come dato, perché c'era costruito e quindi ce l'avevamo studiato e non c'avevamo il dato che passava di qua di là. Adesso che abbiamo questo dato è quasi un affare per l'amministrazione, perché fra poco ce li ripaghiamo gli investimenti. Proviamo a vedere se il cartello sia fosse il cartello. Perché secondo me in effetti è messo troppo in alto, cioè dovrebbe essere i ragazzi ci hanno dato batteria proprio lì. Vabbè, se fosse solo questo, guarda, se fosse questo è un problema risolvibile, se fosse questo. Se è un dovrebbe essere secondo me molto impellente questa cosa. Se è un cartello solo come visibilità non è un. Perché in effetti tutti dicono sì, ma il cartello non abbiamo visto. Se cioè, è una scusa è una scusa. Io c'è mi dica. C'è anche comunque un secondo cartello prima di girare su Via della Pace. Insomma, quindi i cartelli sono due, poi iniziano a essere non visti due, insomma. Perché molti dicono il tom-tom mi dice da questa via. Allora in quel caso dico il tom-tom lo dovreste aggiornare, perché qui è senso. Carità, poi insomma uno si affida, anch'io mi affido quando vado fuori, no, insomma ciecamente no, perché sennò insomma, una famiglia è rimasta in mezzo alla campagna pagana, se non sbaglio, no? Rischiava di morire assiderata perché ha seguito proprio in modo. Molto selettivo. Selettivo, ti accorgi quando a un certo punto ti porta. È un problema di giocare. Se è una questione di mentalità è proprio difficile. Non penso che sia una questione di formamentis, sindaco. Io adesso spero insomma sia semplicemente un investimento a breve termine, perché probabilmente recuperiamo le sanzioni. Poi volevo dirle un'altra cosa. Un altro grande problema di Terbo è anche il parcheggio a un'ora. Nel senso che molte, mi sposto un attimino, molti di loro, dove io ho portato personalmente l'invito per oggi e abbiamo riscontrato la stessa cosa, parcheggia un'ora. Se qualcuno parcheggia in via Cavour per un'ora, farsi via Saffi che sono 330 metri di via e farsi Corso Italia, io non ho fatto in tempo ad andare fino a giù a guardare i negozi che devo ritornare su a mettere il soldino per la, perché giustamente scade il parchimetro, tac. Sì. Ci sono candidati a sindaci più giovani, però mi serve pure un po' di memoria. Considerare insomma che su via Cavour parliamo magari di via di posti, no? Mentre insomma a poche centinaia di metri veramente c'è il Sagrario. E effettivamente si rischierebbe di avere l'effetto paradossalmente contrario, cioè che diventando una sosta più lunga ci si piazza qualcuno e quindi quel cambio che invece dovrebbe esserci, che dovrebbe favorire, no? L'accesso alla zona commerciale non c'è, quindi diventerebbe un parcheggio a servizio magari degli abitanti di quei palazzi e quindi ce la lasciano la sera e la vanno a riprendere magari a metà pomeriggio. Secondo me, guardando insomma con un pochino più di attenzione, presumo che sia peggiore la soluzione, insomma è meglio invece che sia di più mobilitante, perché come ripeto a poche centinaia di metri da Via Saffi, dal Corso, la piazza delle Erbe, insomma, la via Marconi, la zona che è più commerciale, c'è sempre insomma il Sagrario che ha la possibilità, piazza Giuseppe Verdi, che ha la possibilità di avere una sosta più lunga. Quei posti non riterrei così vitali, quei posti di via Cavour, anche perché appunto, secondo me, nel mio giudizio personale, la mia valutazione personale, si rischia poi di creare un parcheggio per gli abitanti, legittimissimo, ma certo non favorevole per le attività commerciali. Cioè allora magari è più facile vedere soluzioni che, come diceva giustamente il sindaco, portare avanti attraverso la forza, che può avere una rete, no? E
questo è un pochino il discorso che abbiamo fatto già dall'inizio, no, rispetto a questo incontro di oggi, no, laddove c'è una sinergia, poi questa parola magari è pure troppo abusata, ma invece è proprio qui, no, che si potrebbe creare la forza data dall'unione, e potrebbe si potrebbero creare delle soluzioni di sportistica e quant'altro per coloro che proprio magari scelgono qua, pur avendo un costo magari maggiore per la sosta della macchina, magari per il parcheggio rispetto ad altri centri commerciali, dove sappiamo tutti che la sosta è gratis, e facendo fronte appunto a una sportistica e quant'altro, si prende uno scontrino piuttosto che qualche cosa, insomma. Questo è valido, insomma, come discorso. Ecco, per quanto riguarda le Marconi, rischiamo che la toppa è peggio del buco, di Diagamur, la toppa è peggio del buco, insomma, come si dice, no? C'è una signora che vuole dire qualcosa? No, io pensavo sarebbe bene pure potenziare i parcheggi fuori. Ad esempio c'è una zona sotto un McDonald's che è tutta rovinata e lì accroccano le macchine in modo spaventoso. Lì ci sarà il parcheggio sopra l'Urcione. No, sotto questa parla delle fortezze, quello è un parcheggio così naturale che ha necessità di un intervento economico importante, ma non è che non è previsto, è previsto. Ci sono zone, insomma, bisognerebbe potenziare i parcheggi qua in modo che poi la gente entra nel troviamo a pieno. Alla fine bisogna potenziare il parcheggio. Per potenziare i parcheggi servono investimenti. Investimenti, noi abbiamo avuto un finanziamento per il parcheggio intorno alla Cittadella Salute, per multipiano che stiamo facendo, è un investimento di circa 1 milione di euro e che andrà a recuperare qualche centinaio di posti, cioè, però significa 20-30 mila euro a posto auto, quindi significa quelli scoperti un po' meno, ma comunque sia significa investimenti, sì. Cioè, noi abbiamo un progetto qui, un parcheggio quello sotterraneo qua sotto, ma non troviamo chi investe. Ad esempio a Porta Paolo quel marciapiede con gli alberi li hanno tolto, perché le panchine a cosa servono? Le panchine che si stanno anzi quello non dovrebbe essere un parcheggio, lo sa? Praticamente non dovrebbe essere, perché quell'area dal punto di vista urbanistico è verde pubblico, quindi noi abbiamo fatto una stravagante idea del verde pubblico e abbiamo cercato di attrezzare un parcheggio, perché per tanti decenni era tutto sconnesso, perché non poteva essere asfaltato. Quindi noi, prendendo l'occasione della visita del Ponte Viterbo, abbiamo sistemato e quindi ci abbiamo fatto, in maniera un pochino surrettizia, una piazza che non è un parcheggio, lei pensava per assurdo, quella è una piazza che non è un parcheggio. Se io nomino quello parcheggio, io rischio il linciaggio amministrativo. No, io pensavo che quello era il famoso parcheggio multipiano che doveva venire. No, il parcheggio multipiano che dovrebbe e dovrà venire è davanti alla benzina, l'entrata, la benzina quella là, che sarà recuperata per un valore di 1 milione di euro finanziato dall'Unione Europea, quello finanziato già esistente, perché partono la gara fra poco. Lì dentro, in quel riporto di terra dopo il bombardamento, lì dentro dovrebbe venire il parcheggio, lì, non ho quello laggiù, lì dentro, in quel riporto di terra dovrebbe essere costruito il parcheggio. Il problema, perché ci siamo fermati? Perché come subite voi la crisi economica, la subiscono anche gli imprenditori che fanno questo tipo di attività, e quindi non vengono finanziate queste opere da parte delle banche, perché naturalmente a medio termine potevi avere il recupero l'investimento che tu facevi, ma non vengono finanziate, e quindi siamo rimasti col progetto fermi lì.
Io diciamo, la porteria qui di fronte da un paio d'anni, quindi sono nuova anche come commerciante, però è un problema con l'insegna e come me penso parecchi, perché nel centro storico con il nuovo ornato purtroppo non possiamo mettere l'insegna. Lo sappiamo, ma infatti abbiamo cercato pure di non guardarlo. Sì, lo so, però io vorrei fare cose fatte bene, però questa, non a me, penso che ci sia comunque la possibilità di fare qualcosa, visto che il centro storico di Viterbo è comunque un centro storico come tantissimi altri che esistono e che ha le arcate, la pietra, eccetera, eccetera, come ce l'hanno negli altri centri. Credo che ci sia la possibilità di farlo anche a Viterbo, un ornato che permetta un equilibrio sia con, per quanto riguarda le pietre, eccetera, eccetera, però permetta di vedere quando insegna, altrimenti uno che passa che ne sa che esiste un'attività commerciale lì dentro, cioè anche questa è una perdita di visibilità, diciamo così, che quindi comporta anche una perdita economica di un'attività commerciale. Credo che non sia solo un problema mio, penso che è proprio del centro storico, quindi suppongo che anche le altre attività nuove hanno questo problema. Come lei così come il ristorante a fianco ha ben detto, però purtroppo all'interno del nostro centro storico c'è un regolamento ornato che è un pochino più attento di quello precedente. Perché? Perché quello precedente purtroppo non aveva dato i frutti sperati, cioè quello dell'armonia delle costruzioni all'interno del centro storico, quindi naturalmente ha limitato l'azione privata da parte dei proprietari affinché si potesse in maniera così surrettizia fare ciò che si voleva. Prima c'erano alluminizzato come finestre e quant'altro, ognuno ha la sua. Oggi con il regolamento ornato un pochino più attento, o troppo, probabilmente sa che da quando da un momento che è disattento a un momento che è attento, molto attento, sembra che sia inverosimile. Però oggi ci abbiamo anche un'ulteriore incombenza, in quella della sovrintendenza, che noi dobbiamo tutto quello che c'è all'interno del centro storico dobbiamo sottoporlo alla sovrintendenza. Lei, faccio un esempio, l'ex gazzometro, che è quello che sta scendendo la Valle Fauro a destra, è approvato dal Consiglio Comunale da ben 2 anni per la ristrutturazione. Lì a momenti succede una catastrofe perché ci dormivano persone disagiate, sono esplose, a momenti esplodevano, c'è stato un incendio, a momenti esplodevano delle bombole di gas. E se sarebbe successa la catastrofe. Noi sono 2 anni che stiamo dibattendo per trovare una soluzione con la sovrintendenza per autorizzarci a autorizzare i privati a ristrutturare quella struttura. Quindi quando tu hai una sovrintendenza che fa il suo lavoro, non è che io discuto che faccio, fanno il loro lavoro per cercare di mantenere il centro storico in maniera più consona. La chiesa qua sotto, questa qua, che è privata, non è autorizzata dalla sovrintendenza, è il rifacimento della struttura.